Sì. Salve. Salve a tutti. Ciao. Nuovo appuntamento. Questa volta speriamo che si sente bene la voce. La volta scorsa, sabato scorso, abbiamo fatto più fatica a sentire la mia voce che a fare quell'interval training. E non me ne ero accorto, mi hanno spostato il volume. Perdonatemi. Ok. Spero tutto bene. Ci risiamo. Una fartlek oggi. Ci divertiamo. Qui un gioco di andature, un gioco di tecniche. Jumping da 4, jumping da 8. Running, mounting. Standing, mounting. Per cui vai. Cadenza increasing, c'è di tutto. Ecco perché un fartlek 65-85% di frequenza cardiaca, cardiofrequenzimetro, acqua, asciugamano, sempre le solite avvertenze. Non smetterò mai di dirvi questo. Mi raccomando, certificato medico anche se siete a casa, controllo medico prima di fare qualsiasi attività, non solo indoor cycling, ma anche qualsiasi attività che fate a casa, o anche se fate la semplicissima corsa fuori, andate dal medico e fate quello che dovete fare, poi il medico dirà, vi darà il consenso o no. Va bene, penso di aver detto tutto. Mi raccomando, mettete mi piace su YouTube, mettete mi piace sulla pagina Facebook New Sporting House, Instagram, seguiteci sui social, siete la nostra aria, la nostra energia. Che dirvi? Cambio regia, devo cambiare. 10 secondi, ci siamo, un attimo. Lascia andare questo intro nel migliore dei modi. Occhio alla postura, i 4 minuti e mezzo di tranquilli. Adattiamo il nostro corpo a questo movimento. Diamoci ad unire a questa bike, cerchiamo di fare un unico pezzo. È come se questa bike diventano le nostre gambe. Andiamo verso il 65%, che è quel trampolino di lancio. Se non basta l'andatura, la velocità, magari gli date un po' di carico, fai un po' di resistenza. Avvicinatevi sempre di più
alla velocità della musica. Andate alla ricerca di quel ritmo. Apri le tue porte dell'anima per far entrare la musica. Cerca. Inizia a percepire che il tuo respiro inizia a cambiare. Se cambia il respiro, cambia la frequenza cardiaca. Controlla il respiro. Controlla il respiro prima di tutto, è lui che ti dà i primi segnali. Stringi se non ci sei, eh? Se non sei al 65%, dammi un po' di resistenza. RPM. Fluidi, flat, pianura. Un inizio di un bel lavoro. Te lo devi personalizzare, per cui occhio. Ok, allarga leggermente le mani. Safe position. Oltre a 2 RPM in più, ci aggiungiamo 2 jumping da 4. Solo 2. Occhio che arriva, eh. Vai. Giù. Ok, stai giù e aspetta. Abbiamo dato una scossa. Lo rifaccio. Devo rifare ancora 2 volte, eh? Per cui occhio che arriva. Uno, vieni. Ok, stai lì. Stai. Riscalda bene le gambe. Riscalda. Riscalda la mente, riscalda il cuore. Riscalda il tuo cuore.
5, 6, 7, 8. Ok, stai lì. Ne facciamo ancora uno e basta, e cambio brano. Sempre da 4. Sempre 4 tempi. Quattro, tre, due, uno, giù. Giù e stai. Cambio brano, ma non cambio la tecnica. 100 RPM, leggermente più veloce. Sempre lo stesso carico, eh? Lascia fare tutto alla tecnica, lascia fare tutto alla velocità. Quattro, jumping da 4. Ci siamo, eh? Adatta ai pedali. Adatta ai pedali. Sì, 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 sì. 4, 3, 2, vai. Giù. Yeah. Oh. Vai. Yeah. Stai lì. Lo rifaccio. Senti l'affanno come più importante adesso? Eh? Quattro, tre, due, vai! Yeah! Oh! Yeah, stai lì. Rientra un po'. Rientra un po'. Se hai bisogno. Non aspettare di avere sete, eh? Stai lì, stai lì. Scendi ancora. Scendi ancora, tranquilli. Adatta i pedali. Adatta i pedali, nuovo ritmo. Quattro, tre, due, vai! E giù! Uno, due, tre, giù! Ok, stai lì! Lo rifaccio, eh? 4 jumping da 4.
4, 3, 2, vai! Go! L'ultimo. Ok, stai lì. Stai lì. Rientro. Ok, prossimo brano, cambio ancora ritmo e cambio anche la sequenza dei jumping, ne faccio 6 jumping da 8, 6 jumping, 8 tempi, a 90 rpm. Occhio che cambia, eh! Occhio che cambia. Adatta. Se vai al di sotto del 75%, mi dai un po' di resistenza. Proprio appena appena. È importante che trovi ritmo. Faremo 6 jumping da 8 tempi. Occhio, eh? 4, 3, 2, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ancora due. Te giù. L'ultimo. Ah. Stai lì. Ok. Aspetto di cambiare il brano e dopo cambio tecnica. Inizio a fare dei running da 20 secondi, short track. Ci avviciniamo a quell'80%, eh? Siamo lì per strada. Percepisci quel filo di resistenza che hai messo. Ok. Primo running, short touch, 20 secondi, cambia ritmo. Ancora qualche secondo e andiamo in running 20 secondi. Ci siamo? Occhio, vieni.
Ehi. Ehi. Arriva. Seduti. Sì. Lo facciamo più lungo. Lo facciamo da 40 secondi. Ok. Tieni. Vai sempre più in alto. Vai, vai, ancora. Ah, ancora. Ancora. Gli ultimi metri. Sono, ci sono oltre l'80. Ok. Vai giù. Ok, recupero. Prima di andare ancora in running devo cambiare ritmo. Ok, cambio ritmo e poi 25 secondi di running. Lo faccio due volte. Restiamo sulla stessa tecnica, short track. Yeah. Leggo in fondo i tuoi pensieri, cerco in un sospiro i tuoi desideri, mostrami la parte del tuo cuore che nasconde. Adatta di nuovo i pedali al nuovo ritmo. Adattali, eh. Adattali. Senti com'è bello perdermi dentro ai tuoi occhi. Sono io il tuo sogno quando resti svegli e senza niente intorno. Sei la forza e il coraggio, la meta in un viaggio. Mi devi dare adesso. Il senso dei giorni. Mi devi dare qualche emozione. Sarò da ora e per sempre. Amore, vieni! Fai a proteggerti. Siamo il sole in un giorno di pioggia. Occhio! Vai. Siamo musica vera che resta. Non siamo un soffio di vento. Non siamo. Lo rifaccio. Lo rifaccio e cambio ancora ritmo. Ok? Insieme. Vai. Rpm. Ancora un po'. Ancora qualche centimetro. Ok, vado giù. Stringo leggermente. Ok, running con un po' di resistenza, la cambio, ci aggiungo quel 15%. È da tempo che non sento più. Sono tra l'80 e l'85, me ne accorgo anche dal respiro. Mi faceva svegliare nervoso, ma adesso invece mi sveglio e sento che mi mancano tutti quei tuoi particolari. Quasi quasi ho bisogno, quando dicevi a me, di respirare anche con la bocca. Sei sempre stanco perché tu non hai orari. Giù. Stai lì. È da tempo che cucino e metto sempre un piatto in più per te. Sono rimasto quello chiuso in sé che quando piove ride per nascondere. Mi mancano tutti quei tuoi particolari. Ci siamo. Quando dicevi a me ti senti solo perché non sai come appari. Stai sui pedali.
devi solo percepire quel cambio di respiro e quella frequenza cardiaca che cambia, che cambia, che cambia, che cambia. Stai lì. È da tempo che cammino e sento sempre rumori dietro me. Inizio a sentire pensando che ci sei quel lavoro muscolare. Mi accorgo che oltre a me non so che c'è. Mi mancano tutti quei tuoi particolari. Mi mancano tutti quei particolari, il vostro sorriso, le vostre espressioni, il vostro colore della pelle. Vi abbraccio a tutti. Ci sono, sono in quella fascia 80-85. Ok, vado giù e stringo ancora. Continua ad adattare i pedali. Andremo fuori sedia, standing. Ok, ci siamo? Tutti? Se hai bisogno di recuperare, fallo pure, tranquillo. Tranquilli! Aspetta, non è il momento. È cambiato resistenza prima, sì. Occhio, standing, vai, vai, tranquilli, però sali. Siamo a metà lezione, per cui stai tranquillo. Tranquilli tutti. Segui solo la musica. Quel ritmo. Sì. Non temere. Resta su quei pedali. Dopo ci sono 2 minuti di recupero. Ci siamo! Ehi, ehi! Ah! Yeah, yeah, yeah! Stabilizza! Vai giù! Tieni quella frequenza cardiaca di adesso! Tienila da seduti! Da seduti! Stregge! Vai! Tienilo, tienilo! Se hai bisogno stringi! Devi mantenere la frequenza cardiaca! Senti quella resistenza, Senti quella resistenza! Oh! Gli ultimi! Yeah! Apri, apri tutto! Apri tutto! Scendi! Ops! Scendi! Porta giù quella frequenza cardiaca! Allunga quel respiro! Stai su quella velocità, stai su quel ritmo.
cerca di recuperare il più possibile. Facciamo prima un running a 90 rpm, 2 minuti di running, poi facciamo un loop di con la resistenza. Ve lo dico man mano che lo facciamo, così ce lo ricordiamo tutti. Recupera il più possibile, ma non al di sotto del 65 però, a occhio, magari siete belli allenati. Poi c'è giù un po' di resistenza o fai qualche running o jumping, quello che vuoi. Ok, leggermente più lenti, leggermente da 95 rpm a 90 rpm. Obiettivo quello che viene. Ok, 2 minuti di running, ci siamo. Quando vuoi, quando vuoi, quando ti senti pronto. Ascolta il tuo respiro. Se vuoi guarda anche la frequenza cardiaca, se hai un cardio. Cresce la tua frequenza cardiaca. Cresce. Percepisci come cambia il respiro, eh? Fantastico. 60 secondi. Concentrati su di te. Puoi anche chiudere gli occhi. Ascolta il suono. Io nelle cuffie sento anche il mio respiro. Aggiungi resistenza. Ok, vai giù. Stringo. Primo tratto. Adeguo i pedali al ritmo, alla velocità. E aggiungo resistenza. Ok. Running, cadence increasing, ok? Aumento leggermente la velocità man mano che vado avanti. Sì. Aumento di 4 rpm il brano, poi lo mantengo per un minuto. Ci siamo, eh? Massima velocità, eccolo, stendi. Vieni, vieni. Oh, ancora, 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 ancora. Oh,
vado verso l'85%, vado verso l'85%, 30 secondi ancora, vieni, 30 secondi ancora, 20 secondi, oh, poi lo rifaccio, è stesso giro, stessa corsa. In automatico avremo altri risultati. Garantito. Ci siamo? Sì, te. Ok. Ritorna, 140, ritorna all'inizio. Ok, vieni. In running, cadenza increasing. Ci siamo? Vieni. Piano piano aumenta. Oh. 141. Dai, aumenta ancora di uno. Ci siamo, eh. Vai giù. Pronti ad andare in standing. Ci siamo. Tieni. Tieni questa velocità. Tienila. Fino alla fine. Poi lo rifaccio. Adesso diventa più interessante. Iniziano a cambiare le nostre gambe, i nostri muscoli iniziano a colorarsi. Yeah! 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 Sono con voi, eh! Sono con voi, col pensiero sono con voi. Gli ultimi 30 secondi. Dai! Insieme! Andiamo a spingere insieme! Andiamo ad ottenere questo risultato insieme. Oh, giù. Ritorna a quella frequenza, ritorna a quella velocità. 140 RPM. Lo senti? Occhio, eh. Vado. Di nuovo, cadenza increasing. Voglio di più, voglio di più. Se non lo ottieni, devi stringere. Aspetta, aspetta. Aspetta che cambia. Aspetta, vai giù. Pronti? L'ultimo standing, poi si recupera. Tieni questa velocità. Tieni questa velocità fino alla fine. Schiaccia sui pedali. Vuoi uscire con questo carattere o no? Lo vuoi tenere ancora dentro? Dai! Non ti vedo, ma ti immagino. Ti voglio potente, ti voglio forte. Yeah! 30 secondi! Gli ultimi metri! Memorizza, memorizza questa frequenza cardiaca! Memorizza! Vai giù! Apri, quanto hai? Quanto hai? Che hai nel respiro? Respiro, che hai adesso? Ok, memorizza. Dopo questo recupero, voglio almeno qualcosina in più. È a te decidere il quanto, se riesci. Thank you.
visto che non ci paga nessuno, ho tolto la marca dell'acqua, così non facciamo pubblicità. Perché qui non caccia un centesimo nessuno. Mi viene da ridere a voi, eh? Standing continua a crescere, continua a essere un cadence increasing dall'inizio alla fine, con un 8 RPM in più. Recuperato 2 minuti di running di flat. Recuperato. Do la prima resistenza. Sento il cambio. Tengo ancora. Ok. Anche se recuperi adesso un po' non fa niente. È normale. È tutto normale. Carico energia. Running. E inizia il nostro cadence increasing. Inizia, Per cui con il ritmo non ci adattiamo. E se non ci adattiamo con il ritmo, non ci adattiamo neanche con la frequenza cardiaca. Trenta secondi attacco. È come se abbiamo la carota davanti a noi, Dobbiamo raggiungerla, e quella va avanti, va avanti.
Voglio di più! Voglio di più! Vieni! Yeah! Voglio sentire il tuo respiro! Yeah! Vieni ancora! 30 secondi! L'affanno! L'affanno! E poi mi regolo! Questo lo rifaccio 3 volte! Questo lo rifaccio 3 volte! E poi a casa! Ritorno a 142 RPM e lo rifaccio. Adesso attenzione, che frequenza cardiaca hai? Se non hai quella di prima che ti ho detto memorizza, cambia resistenza. Se hai quella frequenza cardiaca, adesso lascia la stessa, ok? Facile, va bene? Carica, running, cadenza increasing per due minuti. 3 yeah. 30 secondi. Ancora. Di prima, dai, sì, mi avvicino a quella frequenza, mi avvicino, manca il 3%, 30 secondi, mancano 2%, manca 1%, ci sono, raggiunto, ce l'ho, sono bravo, ce l'ho, ok, vado giù, ritorno a 142 RPM. Faccio l'ultimo. Ora, se hai mantenuto tutto, decidi. A destra rimani con questa frequenza cardiaca, raggiungi di nuovo questa frequenza cardiaca. A sinistra recupera. Se vai dritto, se vai avanti per la tua strada e vuoi cambiare quella frequenza cardiaca, è facile, stringi e vieni in running, ok? Hai 3 possibilità. A destra rimani lo stesso, a sinistra apri e recupera. Se vieni con me dritto, andiamo oltre. 30 secondi.
Prepara le gambe. All'ultimo. All'ultimo. Ci siamo. Ci siamo. Occhio alla bomba. Standing. Yeah. Ecco. Preciso come un orologio, Ne mancano quattro. Respira. Ne mancano tre. Vedi come cambia, è facile. 30 secondi. Ne mancano due, come prima. Ve lo ricordate? È uguale come prima, ne manca uno. Ci sono, ma mi regalo, me lo faccio un regalo. Come? Strego e vado, accelero un po', controlla, accelera un po', controlla, accelera un po', accelera un po'. Giù. Non ci siamo mai dedicati le canzoni giuste. Forse perché di noi non ne parla mai nessuno. Ma è vero. Non ci siamo mai detti le parole. Non ci siamo mai detti le parole. Non credo che di noi non parla nessuno. Neanche per sbaglio, neanche per sbaglio in silenzio. La città è piena di fontane. Non sparisce mai la sete. Sarà la distrazione. Abbiamo sette di vestita sportiva di fitness. La città è piena di negozi. Speriamo che questa situazione sempre, che abbiamo adesso che sta segnando il mondo, passa presto. Due minuti per tornare, siamo alla normalità del respiro, della frequenza cardiaca. Aiutami a crescere sul web. Condividi la mia lezione, condividi le lezioni che facciamo alla New Sporting House. Passiamo un po' il volume. Ok. Una lettera per volta vorrei bere. In mezzo a mille persone. Se non scendo quella giusta è colpa. Non ci siamo mai dedicati. Facciamo qui. Dedicati le canzoni giuste. Forse perché di noi parla mai nessuno. Piano piano ferma i pedali, piano piano ferma i pedali. Andiamo a dare un filo proprio di musica, un filo. Si sente? Sottofondo, vai su con le spalle, apri bene il torace con le braccia giù, porta su le mani, vai giù, svuota. Lo rifaccio, vai, inspiro, col destro e col sinistro. Shadow on me all the time. I don't know what to do, and I'm always in the dark, living in a past.
apri bene il torace e spingi con le mani. Forever's gonna start tonight. Forever's gonna start tonight. Once upon a time I was falling in love, but now I'm only falling apart. Incrocia le mani, incrocia, piega le braccia, poi su, stendi, stendi, stendi. Guardami, guardami, guardami. Ok, mano con mano. Wow. Scendi. Yeah. Andiamo sul manubrio. Pedali in parallelo, ginocchia leggermente flesse, vai giù con il tallone. Che è andata bene, ma lo vedrò dal web, lo vedrò dai mi piaci, lo vedrò dai commenti. Se non vedo mi piace, non vedo commenti, non lo so, quasi quasi non ne faccio proprio più e me ne vado al mare con la mia bambina. Se non ho riscontro, ok, vai giù. Piano piano, porta il tallone al gluteo. Occhio al piede, non tiratelo dalla punta, ma tiratelo dal collo del piede. Tirate su, bacino in avanti. Yeah. Ok, vieni qui. Ah, sì. Prova a stendere la gamba, prova a stendere la gamba. Oddio. Cambio. Collo del piede. E tiro, tallone al gluteo, bacino in avanti. Ok, cambio. Prova a stenderla, la gamba, prova a stenderla. Finita la musica. Tengo compagnia io, canta, canta la canzone che ti piace, che ti rilassa. Adesso ho bisogno di te. Adesso ho bisogno di te. Canta. Vai giù. Vai giù. La punta delle mani, sotto la punta dei piedi, vai indietro con le ginocchia. Non ti sento, eh? Canta. Vai su, piccolo passo laterale, su con le braccia, su con le braccia, stendi, grazie, grazie, ok, che dirvi? Io mi sono divertito, mi sono... Allo stesso tempo mi sono allenato e sono contento, anche se rimane questa, adesso questa sala, questa solitudine, ci mancate, però dai, ci stiamo vaccinando tutti, per cui dobbiamo essere, mi viene spontaneo dire, dobbiamo essere positivi ragazzi, positivi alla vita, non al Covid, per cui vi auguro buona vita a tutti e ci vediamo, se tutto va bene, sabato 16:30. Ok? Ciao ragazzi, vi voglio bene.